sempre le sanatorie per prendervi i soldi a forfè senza dire per come li avete spesi e senza una commissione che le analizzi. Allora, l'ordine del giorno, se è superato, non è inammissibile, perché superato è un giudizio politico, per noi non è superato, perché sta arrivando la legge Boccadutri che sana questo problema. Se è inammissibile, ci dovete spiegare un'altra ragione che non sia quella di essere superato, perché anche la relazione di Melilla è una relazione temporanea. Il blocco che abbiamo dato è temporaneo, in attesa o che cambi la legge o in attesa che la Commissione faccia il suo lavoro, ma è impossibilitata a farlo. Quindi la Camera dei Deputati per noi, al di là delle leggine che vi farete, al di là del fatto che la Commissione inizi a funzionare o no, non deve erogare rimborsi elettorali se non ci spiegate come spendete quei soldi. Grazie. Allora, c'era il deputato Caparini che voleva intervenire. Prego, deputato. Sì, grazie. Se il buongiorno si vede dal mattino, devo dire che questa è una pessima giornata, in quanto ci sono 130.000 motivi per accettare l'ordine del giorno che abbiamo presentato per l'abolizione dei vitalizi, che sono le 130.000 persone che questo Parlamento ha esodato, ovvero alle quali questo Parlamento non ha riconosciuto un diritto acquisito. Allora, se per queste 130.000 persone valeva il principio per cui in corsa le regole si cambiano, io non capisco perché lo stesso principio non possa valere per noi. A maggior ragione dovrebbe valere per i parlamentari, a maggior ragione, proprio perché siamo in un momento di gravissima difficoltà, dovremmo prendere in mano la norma dei vitalizi e cambiarla. Come? Noi abbiamo chiesto semplicemente di applicare ciò che viene applicato a tutti i cittadini, ovvero la legge Fornero. Voi l'avete votata, voi l'avete voluta, applichiamola come principio anche ai parlamentari, equiparandoli a tutti i cittadini come dovrebbe essere. Ci sono dei problemi di ammissibilità, signor Presidente. Lei dice che ci sono i diritti acquisiti, quindi non possiamo modificarla per quanto riguarda i vecchi parlamentari. Cosa scandalosa, perché vi ricordo che ci sono parlamentari che prendono il vitalizio pur essendo stati qua un solo giorno e hanno percepito centinaia di migliaia di euro per un solo giorno di Camera dei Deputati. Allora, se voi non avete intenzione di intervenire su questi scandalosi vitalizi, che sono stati erogati a mani basse nel passato per motivi di costituzionalità, io non sono d'accordo, però potrei accedere a questa richiesta in quanto supponete ci siano dei problemi di costituzionalità e di ammissibilità che io comunque vi contesto, ma ciò non toglie che per quanto riguarda il futuro, scusatemi, non c'è alcun motivo perché noi qui, tutti insieme, non si affronti questo problema. Quindi io mi sarei aspettato, perlomeno per quanto riguarda il mio ordine del giorno, che ribadisco, chiede di equiparare il trattamento dei deputati a quello di qualsiasi altro cittadino di questo Paese, mi sarei aspettato una proposta di riformulazione, ovvero, stante i problemi che lei ha evidenziato, che comunque non condivido, di costituzionalità per quanto riguarda il pregresso, mi sarei aspettato che una richiesta di riformulazione per parlare del futuro, perché se noi facciamo passare un altro anno, ci troveremo ancora un altro anno perso e soprattutto ennesimi costi a carico del bilancio dello Stato e quindi a carico del contribuente. Allora, signor Presidente, la domanda è molto semplice. L'affrontiamo o no la questione scandalosa dei vitalizi dei deputati? E se l'affrontiamo, qual è il luogo migliore per farlo se non la Camera dei Deputati? Allora, deputato Melilla, prego. Grazie signora Presidente. Solo per una doverosa informazione ai cittadini che ci ascoltano, dal 2012 i vitalizi dei parlamentari sono assoggettati al sistema contributivo. Quindi le denunce che i colleghi della Lega e del Movimento 5 Stelle stanno facendo si riferiscono a vitalizi del passato. Tutti i parlamentari che siedono in quest'Aula
e tutti i senatori che sono nell'altro ramo del Parlamento hanno dei vitalizi il cui meccanismo è analogo a quello di tutti i lavoratori italiani. Naturalmente c'è un problema che riguarda gli ex parlamentari.